ti ringrazio, ciao Ale. Immortaleremo questo momento, ti consegneranno questo globo? Sì, io non so se sverrò o sto in piedi, non lo so. Ma tu come la vedi la cosa? Come vivi questo clima, questo ambiente soprattutto? Perché a parte gli scherzi, ti ho osservato a Venezia l'anno scorso, mentre presentavi con gli altri attori quel bel film che appunto è. E ti vedo abbastanza distaccata, cioè non ti fai coinvolgere molto, no? No, per niente. No, mi faccio coinvolgere dall'amore, ma dal cinema poco. Cioè amo il cinema, vado anche tre volte in un giorno a vedere un film, ma in terza persona. Farlo, vuol dire, quando mi dicono tu fai attrice, io dico no, ho il privilegio di lavorare nel cinema, però io sono un individuo come tutti che è fortunato perché comunque faccio cinema, ho dei riconoscimenti, ho delle cose, però non. Io non mi ritengo attrice, io sono un individuo come tutti. Concetto di amore con Rosalinda, vorrei che tu, a parte per l'arte, per il cinema, amore per la vita, amore per l'amore. L'amore assoluto, l'amore per l'arte, l'amore. Cioè secondo me non si fa nulla se non c'è l'amore. Credo che l'amore sia veramente l'unico potere rivoluzionario del mondo. E questo gli uomini ancora poco. Insomma, bisogna farlo sentire. Di più. Bisogna insistere su questo tasto, secondo me, no? Moltissimo. Che è la chiave poi di tutto. È la chiave di tutto, di tutto e di tutti. Anche perché l'amore muove un po' tutte le situazioni. L'amore muove veramente, veramente, è una, come un terremoto. Quindi può spaccare, può, però spacca nel senso proprio positivo. Questa cosa, Rosalinda, l'hai capita da quanto tempo? Purtroppo da quando ho 3 anni. Quindi ce l'hai nel DNA, voglio dire, no? Sei nata proprio così a sto punto. Sì, ma è difficile, comunque è difficile, avere, è un concetto meraviglioso, ma è un concetto che pesa, poi soprattutto più andiamo avanti e più ci sono questi distaccamenti fra persone, le macchine, i telefonini, l'internet, le cose, quindi che distanziano. Alla fine io per parlare con te devo parlare con, non so. A me piacerebbe andare al bar con te, non posso perché tu hai un telecomando, capito? Cioè, io credo che gli uomini. No, c'ho il telecomando della basculante, veramente. Sì. Lo abbasso e poi. No. No, sto scherzando. No, ma la cosa che a me non piace, io non ho telefonato niente tutto questo, ma no, non ce l'ho per scelta. Che odi le tasche, da quello che ho capito. No, odio proprio il. No, odio proprio le macchine, perché credo che gli uomini costruiscono le macchine per stare da soli. Allora perché non posso andare al bar con te e ci vediamo negli occhi? È più bello stare così, invece di telefonarsi, cellulare, internet, ti vedo di qua. È un incubo, per me questa cosa qui è veramente un incubo. Stai vivendo male questa cosa? Sto vivendo male, sì. Senti, io vorrei, anche se sono brutti i discorsi, dei messaggi, no, che si vogliono dare agli altri, no, perché ognuno deve essere proprietario di un suo discorso, però che cosa dire a questi giovani che li vedo un attimo in un momento. Sì, tu ravvedi questa cosa, suo disagio, no? Sì, molto, ma è perché appunto, come dicevamo prima, perché secondo me c'è mancanza veramente d'amore. C'è mancanza d'amore, c'è questa voglia di isolarsi sempre di più. Cioè fra un po' io domani scoprirò che una donna è rimasta incinta attraverso il computer, perché quello è poi alla fine, perché stiamo arrivando veramente lì. Ed è grave che alla fine i ragazzi, i giovani non si vedono, cioè, ci sono dei valori secondo me antichi, tra virgolette, che non dovrebbero mai essere sciolti, perché alla fine si spacca, alla fine poi si spacca, il mondo poi salta, perché se poi si incazza la natura noi. Va bene, chiudiamo con una cosa più leggera, va? Usciamo da questa cosa, ti lancio questa scialuppa. Sì. Noi ci eravamo infilati in un discorso, però è bello, insomma, un messaggio, no? Certo. Questo era il messaggio che volevamo dare. Messaggio. E poi in realtà niente, te quando ci sposiamo? Quando ci sposiamo io e te? Hai una domanda che mi serve? Sì. No, credevo il titolo di un film. Quando ci sposiamo? Possiamo, magari sì, possiamo anche dopo concertare con il prete. Ah, dopo il parroco, dopo facciamo dopo? Certo. Come d'accordo, sì, no? Sei contento tu, no? Sì. Io sono contento, certo. Un attimo che mi hai fatto pensare a sta cosa. Però. Capito? Sì. Ora poi noi insomma ci sposiamo, poi ve lo faremo sapere però sì. Dopo il globo. Certo, dopo il globo, dopo la luce siamo a posto, no Gabriele, per la luce. No, non facciamo, ci mettiamo da sta notizia importantissima. Capito, non si può. Grazie a Rosita Celentano.
A Giacomo anche. E a Giacomo. A somigli a no, ma somigli tantissimo a Giacomo. Questo sì, qui, Giacomo è vero. Lasciamelo dire. È vero. È verissimo. Sei meravigliosa, ma soprattutto tu, come tu sei, sei meravigliosa. Okay, la tua essenza, il tuo essere. Ci sposiamo veramente? Poi no, ma poi te presenti così, sei, capito, non ci tieni. Hai un look particolare, l'ho sempre notato veramente. No, non è un look, è un fatto dei capelli, è una cosa proprio di libertà assoluta. Sì. Che da 12 anni, però sono 2 anni che non ne faccio più crescere per esigenze di sceneggiatura, ma poi anche perché non a me le vie di mezzo, come tu puoi aver capito, non mi piacciono, quindi anche sono i capelli o zero. Sono stato persino curioso di sapere di chi fossi innamorata, comunque vabbè, questa qui poi casomai me la dirai tu. Ci sposiamo con uno chiedi. Questa qui, questo te l'avevo detto prima, ma adesso non lo posso dire. Ah, ti sono innamorata. Sì, cioè. Sei innamorata? Sono innamorata. Sono innamorata dell'arte. E dei miei amici molto, perché gli amici per me sono come l'amore, quindi sono completamente innamorato di loro. Poi a te ci sposiamo poi. Certo. Bertolucci, Rodrigo Roba, Rosalinda Celentano. Una domanda, Rosalinda? Allora, una domanda sui mondiali potremmo fare a lei. Sì, io la domanda, quindi vogliamo chiedere qualche cosa, Rosalinda, io credo in che giapponese? In giapponese? No, io ho chiesto un catetere perché mi sto facendo addosso da emozione, quindi visto che il catetere non c'è, vi ringrazio molto. È di famiglia, poche parole, ma no, molta personalità. No, perché io te l'avevo detto, tu non me l'hai... Lo so, Rosalinda Celentano, Golden Globe. Grazie. Per questi due bellissimi figli, auguri anche per il futuro. Fotografia.